Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo a Singapore, nel clou, nel centro principale della città, una città bellissima, e vi voglio proprio raccontare di ciò che trasmette al cosiddetto pellegrino cortese viaggiatore la città e quali sono le sue emozioni e sensazioni che offre. La città essenzialmente è una città molto ordinata, precisa, moderna, è una città che sotto tanti punti di vista assomiglia a una città svizzera come potrebbe essere Zurigo, Berna, una città tenuta molto bene, ed è un po' una città erratica, ovvero una città che è erroneamente collocata in Asia, perché è una città che per ordine, precisione e pulizia non la si può comparare ad altre città asiatiche analoghe, perché è una città sicuramente superiore da questo punto di vista. La cosa molto interessante di questa città è che, pur essendo Singapore una metropoli, è una città costruita a misura d'uomo. C'è tantissimo verde e l'architettura è stata interamente concepita per integrarsi nei parchi, nelle aree di verde. Qualsiasi edificio moderno è sì enorme, ciclopico, però è integrato sempre in qualche parco con delle piante curate benissimo, alla perfezione. Oserei dire che è una città adornata con elementi naturalistici di grandissimo pregio, veramente interessante questo aspetto, e ogni giardino è curato con una cura veramente maniacale, ricorda per alcuni versi le aree cinesi, quelle turistiche, che ci sono dei bellissimi bonsai, alberelli, sentieri tracciati, ecco, su questo punto di vista ricorda molto la Cina. E a dire la verità, quello di adornare con elementi naturali è una caratteristica tipica orientale, che però qui raggiunge la massima potenza, perché è una città opulente, ci sono i soldi e quindi non ci sono limiti alla fantasia, perché essenzialmente quando ci sono i soldi, qui i soldi li spendono e li investono proprio per creare vivibilità. Cosa che purtroppo in Europa tante volte non avviene. Si investono i soldi per creare ancora più urbanizzazione, ancora più cemento. Invece questa città qui è veramente un connubio interessantissimo tra natura e cemento. È chiaro che sempre dove vi è la concentrazione umana, l'uomo devasta solamente con la sua presenza. Qui si è cercato a mettere alcune delle limitazioni sulla presenza nefasta dell'uomo. Adesso mi trovo in uno dei centri commerciali più belli e vi voglio offrire a voi una breve panoramica, giusto come spunto, perché è veramente molto bella da questo punto di vista del shopping, dei negozi. Posso dire che questo centro commerciale è enorme, ma si conseguono uno dietro l'altro centri commerciali e aree shopping in continuazione. In teoria, come la giornata di oggi, che è uggiosa, c'è la pioggia, c'è stato anche il temporale, in teoria è possibile muoversi esclusivamente stando al riparo all'interno dei centri commerciali, compiere delle aree enormi e spostarsi interamente al coperto, dove l'aria è climatizzata e più fresco che all'esterno, perché qui comunque siamo in prossimità della zona equatoriale. In teoria dovrebbe essere molto caldo anche se oggi piove, tuttavia anche nonostante la pioggia ci sono 27-28 gradi comunque. Vi mostro una breve panoramica. Ecco, questo è il bellissimo centro commerciale in cui mi trovo. Non era questo lo scopo principale, lo scopo mio principale era quello di raccontarvi un po' della città, però visto che i centri commerciali sono il pezzo forte della città, è obbligatorio che
che vi dia qualche immagine, qualche visione. Io devo dire che ieri ho mangiato qua dentro, ho registrato un piccolo clip. In fondo a qui vi è un'area dove preparano il cibo tradizionale, molto buona, molto buono il cibo e molto bella l'area. A dire la verità, io ho mangiato cibo giapponese, comunque qui si conseguono zone food con cibo orientale di varia origine. Ecco, un'altra cosa molto interessante per quanto riguarda il cibo, che io so essere molto buono, io sono un appassionato di cibo orientale, andate a visitare la zona indiana perché è piena di ristoranti tipici indiani e la cucina indiana per i gusti italiani è molto buona, perché ha gusti e pietanze compatibili con le nostre, non vi è quel gap, per esempio, se si passa a provare la cucina cinese. Ok ragazzi, con queste immagini magari anche un po' tremolanti vi saluto, ci sentiamo alla prossima e continuate a seguire i miei video clip. Ve la do io, Singapore. Ciao a tutti.